Ed eccoci per una nuova puntata di Presa Diretta, una puntata speciale dedicata al mondo dell'ostrica. Siamo nel cuore del Golfo dei Poeti, dai vivai dei mitilicoltori e ostricoltori con Paolo Varrella, il presidente dei mitilicoltori Spezzini. Eh, queste sono vere e proprie coltivazioni, non a caso voi siete anche chiamati in qualche modo gli agricoltori del mare, eh, qui crescono i muscoli, l'oro nero del Golfo a fianco ai vivai di muscoli da qualche anno è partita la sperimentazione delle ostriche e sta andando molto molto bene tanto che appunto la Spezia per il secondo anno organizza qui il festival eh, italiano dedicato all'ostrica porta a tutti gli ostricoltori d'Italia possiamo dire e anche ostricoltori stranieri proprio per cercare di migliorare questo tipo di coltivazione intanto eh, Paolo eh, la domanda è come è, com è venuta, come è nata l'idea eh, di iniziare a coltivare le ostriche qui e qual è stato il riscontro? Al momento era particolare perché comunque sia diciamo io stavo facendo sperimentazione sulle capessante c'era la regione Liguria che era molto interessata al, alla molluscholtura in generale. Per caso, eh, è spuntato il fatto che le ostriche nascevano molto bene qua. E crescevano molto bene quindi diciamo che è iniziata è iniziata la sperimentazione ormai stiamo parlando di quasi vent'anni fa eh... Abbiamo iniziato a coltivare ostriche facendo prove, tante prove, perché comunque, sia in Italia eravamo in tre a farle in quel periodo. E nel frattempo sono venuti fuori tecnologie, tecniche, informazioni, anche internet ci ha aiutato molto. Poi siamo entrati in contatto con altri ostricoltori eh, stranieri, soprattutto anche francesi, e abbiamo messo su diciamo, tutta, tutta la filiera quest'anno sono dieci anni che eh, vendiamo ostriche come Cooperativamente Ricoltori Spezzini eh, l'altro anno abbiamo eh, più che... Raddoppiato la produzione, c'è un trend forte in crescita. Questo probabilmente è anche dovuto al fatto che il concetto di ostrica italiana comincia a circolare quindi la gente sta cominciando a capire che ostrica non vuol dire Francia, ma non perché insomma ce l'abbiamo coi francesi, ma perché eh, diciamo. Si comincia, si comincia a capire che anche in Italia si fanno, si fanno ostriche. E poi perché, comunque, sia anche di, di, di gioco forza, noi abbiamo grossi problemi con le orate, come insomma, ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa eh, in trasmissione. Quindi, eh, insomma, tanti stanno, non dico abbandonando i muscoli, però stanno. Cercando di eh, integrare il reddito con, eh, con le ostriche, quindi insomma stiamo andando avanti molto bene. Ormai non è una questione più di sperimentare, ma proprio di consolidamento e di diciamo, aumentare la produzione e aumentare anche la qualità. Ecco, tra l'altro, gli italiani sono eh, tra eh, diciamo, i consumatori migliori, sono i secondi consumatori al mondo delle ostriche, quindi hanno anche eh, un riscontro, eh, logicamente crescendo per eh, qualità e quantità, poi hanno anche un mercato di appassionati. Ecco, il nostro è proprio un focus in questo mondo dell'ostricoltura, che è un mondo eh, antico, fatto anche di. Eh, sperimentazione come giustamente hai detto quindi ehm... Cerchiamo di capire intanto quali sono le diverse eh, tipologie di coltivazione da ostrica, anche perché queste ostriche sono ostriche da seme, è giusto anche far capire ai telespettatori eh, come cresce un'ostrica, quali sono anche le, le diverse tecniche, perché qui logicamente è, è molto diversa la, la tipologia di coltivazione rispetto eh, appunto a territori francesi dove ci sono le, le maree. Come si, eh, si realizza qui la coltivazione delle ostriche? Bah, noi coltiviamo le ostriche come coltiviamo i muscoli, cioè in sospensione. Ehm, sì, usiamo seme di ostrica perché noi preferiamo usare un'ostrica triploide, cioè che è sterile e che viene riprodotta dentro a, agli schiuditoi, le mettiamo in coltivazione sospese, sospese nell'acqua. Per esempio, qua adesso abbiamo dei contenitori. Guarda com'è bella verde l'acqua stamattina. Qua abbiamo delle ostriche che, sono, che stanno crescendo, queste ormai sono, sono pronte per la vendita, dobbiamo darci una, una pulita, una spazzolata, insomma sistemarle un po' e sono pronte. Crescono molto velocemente da noi, infatti dobbiamo fare tante operazioni di asciugatura proprio per, per, tenerle, per tenerle a bada con la crescita. e... Abbiamo anche, anche l'ostrica piatta che è la nostra ostrica autoctona, su quello stiamo facendo sperimentazione insieme all'Enea con un progetto RISE PNRR per ripristinare l'allevamento delle ostriche piatte che è l'allevamento che facevano gli antichi romani e l'allevamento che si faceva alla fine dell'Ottocento qua a Spezia, quindi insomma stiamo, stiamo lavorando su, su più fronti. Noi a tutti gli effetti siamo agricoltori. Noi per l'Inps siamo agricoltori autonomi, quindi il nostro è proprio un concetto di agricoltura estensiva del mare, dove abbiamo degli organismi in crescita ai quali non viene somministrato cibo, ma si cibano da soli. Quindi è diciamo, un concetto molto sostenibile di produzione di proteine di alta qualità. Oltretutto i molluschi eh, crescendo costruiscono il loro guscio di carbonato di calcio e per una serie di equilibri dinamici il mare sottrae CO2 dall'atmosfera e la trasferisce dentro i gusci che è carbonato di calcio appunto. Quindi abbiamo fatto dei calcoli stechiometrici, diciamo che su un quintale di ostriche allevate circa 40 kg di CO2 finiscono eh, nei gusci non torneranno più in atmosfera. Quindi insomma è un sistema attivo di cattura della CO2. Mentre parliamo ci sono dei colleghi e siamo in piena, diciamo, eh, clima festival ci sono dei colleghi da Tortolì e da Olbia che sono a bordo della barca del di, di nostro collega di Eugenio che stanno visitando i nostri impianti. Il bello del festival è anche questo perché vengono gli ostricoltori d'Italia e vengono a visitare i nostri impianti, ci scambiamo informazioni, ci danno consigli e, e noi ne diamo a loro. È bello perché è proprio un, un mettersi. A disposizione gli uni degli altri per cercare tutti di fare un bel prodotto. È veramente un, un mondo da, da scoprire. E... Dicevi che appunto dopo la sospensione l'ostrica ha la procedura di eh, asciugatura sì. ed è una procedura anche importante proprio per poi in qualche modo definire la, la qualità del prodotto eh, e ehm, come si riconosce la qualità dell'ostrica senza aprirla. Tra l'altro una curiosità, cioè più l'ostrica è, è difficile da aprire, più qualitativamente comunque ha dei vantaggi. Beh sicuramente perché se l'ostrica ha un bel guscio duro, un bel muscolo aduttore allenato e forte è difficile da aprire ma vuol dire che è stata lavorata, che è stata asciugata tante volte e quindi sicuramente la qualità è, è molto elevata. Ma noi come ostricoltori italiani abbiamo stabilito dei canoni, abbiamo fatto anche un manuale di allevamento eh, delle ostriche, il primo manuale perché ne seguiranno altri e per esempio in questo manuale abbiamo stabilito dei canoni per capire anche la qualità di un'ostrica eh, guardandola da fuori riguardando il guscio, per esempio se un è molto concava, molto incoppata, se ha un guscio bello liscio, pulito, eh, senza incrostazioni e altro, vuol dire che l'ostrica è stata curata parecchio e quindi l'ostrica ha un bel contenuto in carne, un bel muscolo aduttore, resiste fuori dall'acqua tanti giorni e sicuramente non riserva sorprese, perché comunque, ripeto, un'ostrica bella è anche un'ostrica sana, un'ostrica buona. Ecco, quindi è uno scambio di informazioni tra ostricoltori, uno scambio di tecniche, il valore ambientale eh, dell'ostrica abbiamo detto, ma in, in generale appunto la mitidicoltura, l'ostricoltura eh, attraverso il processo eh, di formazione del guscio, eh, quindi sottrae carbonato di calcio, voi avete anche altri progetti eh, che riguardano proprio la sostenibilità soprattutto dei vivai, cioè di, tutte, anche quei, di tutti i materiali che servono eh, a realizzare i vivai, quindi per integrarsi in maniera eh, più sostenibile possibile proprio con l'ambiente marino? Assolutamente sì, per esempio eh, al di là dell'aspetto fisiologico dei molluschi, per esempio qui ora eh, stiamo, sto facendo, stiamo seguendo una sperimentazione eh, per eh, studiare delle retine. Eh, col progetto si chiama Life Muscles, è un Life per studiare delle retine che siano compatibili con l'ambiente marino invece che di plastica in polipropilene in polimero vegetale, cioè in amido di mais. È un progetto grosso con tanti centri di ricerca e diverse università e eh, abbiamo fatto delle, delle reste di muscoli, le abbiamo messe in mare eh, e stiamo vedendo quanto resistono queste retine, sono diverse mescole, stiamo facendo le prove. Quindi, Insomma, abbiamo l'ambizione anche di migliorare diciamo, il lavoro che facciamo. in termini Ormai sostenibilità è abbastanza abusato come termine, o anche il discorso transizione ecologica, tutti ne parlano e pochi la fanno. Cioè, la facciamo e basta, Senza... quando abbiamo finito di farla poi ne parliamo. Stiamo facendo anche delle valutazioni per cambiare la motorizzazione alle barche, e, e quindi, insomma, stiamo pensando anche all'idrogeno verde e a diversi tipi di motorizzazioni più compatibili e, e vediamo, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Non solo coltivatori del mare, quindi vere e proprie sentinelle. Qui abbiamo eh, un'ostrica appena raccolta, questo è il, il raccolto diciamo appunto nel, nella maglia che in sospensione viene lasciata dove da seme crescono le ostriche. Quante ostriche vengono, eh, emergono poi da, da ogni singola maglia più o meno? dipende dalla, dalla dimensione dell'ostrica. Queste sono ostriche ormai pronte, guardate com'è bella concava, vuol dire che è bella piena in carne e il guscio è bello liscio. Qui ce ne sono una quarantina per avere un bel contenuto in carne. Quando sono più piccole ce ne sono un po' di più, poi noi le diradiamo, quindi insomma eh, dipende un po' anche dal quantitativo. Questa è veramente una gran bella ostrica, me lo dico da solo, quale sono particolarmente fiero e orgoglioso. Abbiamo un mare splendido, guardate che colore, eh, è il colore che poi finisce nelle nostre ostiche perché le nostre ostiche sono verdi dentro. Allora, per adesso, vi restituiamo la linea da qui, dai vivai del golfo dei Poeti, dalla Spezia, e dopo andremo a capire nel dettaglio le caratteristiche dell'ostrica Spezzina. A voi. E rieccoci per questo speciale di presa diretta dedicato al mondo dell'ostricoltura. Siamo con Paolo Varrella, il presidente dei Mitilicoltori Spezzini. Qui arrivano anche i muscoli, perché siamo allo Stabulatore di Santa Teresa, ma dai vivai, dove eravamo prima, arrivano anche le ostri. Siamo in questo spazio importantissimo proprio per la vostra produzione sia di muscoli che di ostriche perché questo è il luogo in cui vengono poi purificati, sanificati, resi adatti alla commercializzazione. Ecco, sì. spiegaci come avviene tutto questo. Noi abbiamo questa, questo ingresso dove noi pesiamo le ostriche, le controlliamo, ci diamo un'ulteriore lavata a seconda di quello che insomma, necessita per avere un bel prodotto poi le ostriche vengono messe dentro a questi contenitori e vengono portate nell'impianto di depurazione che è questo qua e l'impianto di depurazione lavora a circuito chiuso eh, con acqua che viene mh, stata presa dal mare però viene eh, sterilizzata, filtrata e le ostriche e i muscoli filtrando acqua senza carica batterica rilasciano le eventuali cariche batteriche poi ovviamente noi abbiamo un piano di autocontrollo dove facciamo anche dei mh, campioni eh, cadenzati nel tempo alla ricerca di eventuali situazioni che non sono conformi poi una volta che le ostriche sono depurate vengono prese e portate dentro un laboratorio che abbiamo dove vengono incassettate a quel punto lì le ostriche vengono messe nella nostra cella frigorifera e poi Vengono spedite in base agli ordini che abbiamo, in base a quello che viene richiesto. Ora, in questo momento, c'è l'insacchettamento dei muscoli. I muscoli che sono stati depurati nell'impianto sono stati tolti, ora vengono insacchettati e entrano nella cella frigorifera. Potete vedere tutte le ostriche arrivate da tutta Italia in questo momento. Che sono praticamente pronte per il festival: c'è Tarburiesce, c'è San Teodoro, eh, c'è Tortolì, ci sono tutte le ostriche d'Italia e anche qualcuna francese sono qui da noi a Santa Teresa che verranno portate più tardi. In passeggiata a Morin per l'Oyster Festival. C'è la frigorifera che era un vero e eh, proprio tesoro. È un Fort Knox di... delle ostriche italiane. Tutte le ostriche italiane sono qua in questo momento. E allora dopo aver visto dove si trovano le ostriche di tutti gli ostricoltori d'Italia andiamo a vedere poi dove si degustano, ossia andiamo nel cuore del festival. Ed eccoci di nuovo in questa puntata particolare di presa in diretta dedicata alle ostriche. E siamo arrivati al cuore del festival, il Festival Italiano dell'Ostrica, eh, lo stand degli ostricoltori del Golfo con l'amministratore delegato Federico Pinza. Eh, quali sono le prospettive appunto per eh, gli ostricoltori? Qual è l'importanza di questo evento? E quindi, tracciamo un po' un bilancio di numeri. I numeri di questi anni se sono in crescita, se l'ostrica rappresenta un ottimo prodotto per voi. Tante cose, tante cose cerco di riassumerle, nel senso che siamo partiti eh, con la manifestazione Oyster Fest, siamo partiti l'anno scorso a ottobre, quasi scherzando, provando. Invece ha avuto un successo esponenziale, enorme, e abbiamo riproposto subito quest'anno, diventerà una manifestazione di carattere nazionale, speriamo anche internazionale, perché qualche presenza internazionale c'è già quest'anno, ci sono ostricoltori francesi, e un appuntamento fisso per la città della Spezia tutti i, tutti i mesi di maggio del dell'anno. Per quanto riguarda la produzione, noi abbiamo costituito insieme a altre sette realtà produttive italiane una rete di imprese. Eh, di, di allevatori di ostriche, questo testimonia la volontà di far crescere il settore a livello nazionale eh, perché noi siamo piccolini rispetto ai produttori francesi, se veniamo presi singolarmente, ma se ci mettiamo insieme diventiamo una bella realtà. Quello che vogliamo riuscire a fare è a livello produttivo dare il segnale alla, ai consumatori italiani che c'è una stica italiana di qualità, anzi, molto, molto di qualità. E queste manifestazioni servono naturalmente per testimoniarlo, eh, già a questa ci sono produttori dalla Sardegna, dalla Puglia, dal Veneto e da altre regioni italiane che si sono prestati a, a, a partecipare perché credono fortemente in questa manifestazione. Ecco Pinza, lei ha anche un ruolo molto particolare, in parte l'ha detto, è nato anche in, insieme comunque a questa manifestazione a una carica di livello nazionale. Sì, è stato nominato nel febbraio scorso presidente di AMA, Associazione Mediterranea Acquacoltori e rappresento in pratica la, quasi la totalità degli allevatori contadini del mar, li chiamiamo spezia, che sono gli mitilicoltori, i venericoltori, i ostricoltori. Se da una parte ci sono problematiche con la venericoltura eh, e la mitiricoltura nel Golfo sapete quali problemi abbia con le orate, eh, il granchio blu nella parte del delta del Po, invece il settore dell'ostricoltura è un settore che sta dando molte soddisfazioni all'Associazione Nazionale, quindi sta crescendo e speriamo che continui così a crescere. Ringraziamo quindi l'amministratore delegato Pinza, torniamo dagli ostricoltori i coltivatori del mare. Eh, varrella come sta andando? Quali sono insomma le sensazioni, eh, le presenze ci sono, tantissimi francesi tra l'altro che quasi un po' sorpresi si ritrovano poi qui a gustare È anche un piatto che fa parte della loro cultura, ma ricordiamo gli italiani sono i secondi consumatori di ostriche. Sì, non... Diciamo che in teoria non siamo secondi a nessuno, stavolta siamo secondi ai francesi come, come consumo in Europa. Sì, ci sono tanti francesi perché è il periodo che hanno delle festività a loro, infatti Spezia come turismo è cresciuta molto. In questo momento il fatto che ci sono le ostriche qui, guardate quanta gente c'è che gira e che stanno cominciando a acquistare le ostriche, insomma non è... Come potete vedere non è un cibo per pochi, ma è sempre stato il cibo del popolo e quindi noi ne siamo, ne siamo contenti, l'ostrica è un cibo che oltretutto non ha età. E quindi bene, noi ci proponiamo alla città con gli altri ostricoltori italiani e siamo contenti che la città risponde e sappiamo che tanta gente da fuori ha prenotato stanno venendo anche da fuori per venire a questo festival. Tantissimi ragazzi, ma tantissime persone di tutte le età veramente, eh, ma è più difficile coltivare i muscoli o le ostriche, che c'è anche un problema grande dei muscoli, non l'abbiamo detto, proprio eh, le orate che in qualche modo depredano i vostri vivai. È un lavoro di fatica, ma la soddisfazione è poi qua, quando si incontrano le persone, quando si riesce a dare al prodotto a chi di fatto ha veramente lo sguardo del goloso in qualche modo. Sì, è una soddisfazione vedere che le persone apprezzano il lavoro che c'è stato dietro, magari non è tanto conosciuto ma chiedono i sistemi di allevamento, molti espositori illustrano e vedo che tutti spiegano con piacere eh, il lavoro perché è un po' il frutto di una passione. Diciamo che per le ostiche, per noi, non dico che sono quasi come figlie, ma le vediamo crescere, le lavoriamo a seconda del sistema di lavorazione, vediamo le risposte dell'animale, come si dispone, come cresce il guscio, come si riempie il frutto all'interno, quindi diciamo, è un po' una cura quasi personalizzata che dà molta soddisfazione. È un mestiere diverso da quello che abbiamo fatto finora, come la mitilicoltura però siamo provetti di mare, quindi abbiamo imparato velocemente e stiamo imparando anche da tutti gli altri amici che abbiamo che ci scambiamo esperienze, impressioni, nuove metodologie e quindi è un mondo che sta crescendo molto velocemente e molto in armonia per ora. Possiamo dire dunque che questa seconda edizione del Festival italiano dell'ostrica è di fatto un successo, ma è anche uno scambio di eh, conoscenze e di eh, segreti, insomma di, eh, anche eh, tecniche tra ostricoltori e andiamo dunque a trovare un altro ostricoltore italiano. E Abbiamo detto che è proprio un viaggio nel gusto, ma nella storia, nella cultura dell'ostricoltura. Ne parliamo con Alessandro Gorla della Compagnia Ostricola Mediterranea. E dalla Spezia in realtà ci spostiamo dove, Alessandro? In Sardegna, nel nord della Sardegna c'è San Teodoro, che è una località anche abbastanza conosciuta. Siamo a pochi chilometri da Olbia, e l'allevamento è in una laguna costiera che è separata dal mare da una spiaggia bellissima, piena di bagnanti. E invece noi stiamo lì a lavorare mentre gli altri si divertono. Tutti i giorni facciamo crescere le nostre ostriche da piccolissime, molto più di così. Dovete immaginare che quando arrivano da lui sembrano delle lenticchie, dei dischetti marroncini così piccoli. E noi facciamo in modo che mese dopo mese abbiano sempre tutta la comodità a disposizione nell'accesso al cibo, alle condizioni migliori, per farle crescere forti e sane. E poi alla fine, dopo un anno e mezzo circa, abbiamo un prodotto commerciale. Qual è la caratteristica eh, della vostra ostrica a livello proprio di degustazione? L'ostrica è veramente una questa soprattutto la Crassostrea gigas è una specie ubiquitaria, cosmopolita, è ovunque, dai mari più caldi del Senegal fino a quelli più freddi del Canada. Non possiamo immaginare che sia sempre la stessa, quindi stabilire delle caratteristiche di degustazione per l'ostrica è davvero complicato. Ehm, Ognuna alle sue. Diciamo che non si trova male comunque in Sardegna eh, la produzione dà dei risultati eh, che la qualificano a livello di mercato con sì. ottimo riscontro. Quello sì, senz'altro, non è solo il sito, ma è anche la sensibilità e la dedizione dell'allevatore, la qualità degli attrezzi e della selezione genetica che si fa a livello di ricerca, ma se la vogliamo mettere anche un po' sul poetico, in Sardegna ad esempio possono prendere il vento e il granito della gallura e darcene le sensazioni, altrove ce n'è altro. Noi dal Golfo della Spezia non ci lamentiamo, comunque un viaggio nell'ostrica è un viaggio con il mare, quindi in generale l'ostricoltura piace e piace molto. La passeggiata a Morin chiudiamo lo speciale di presa diretta dedicata al mondo dell'ostrica e dell'ostricultura, un mondo tra cultura, gusto, sostenibilità di un prodotto che anche in Liguria, nel Golfo della Spezia, trova casa.